cuore affezionatissimi, benvenuti in un nuovo video con la vostra Erichioba. Allora, in questo video ho realizzato praticamente una richiesta, cioè una cosa che vi avevo proposto io quando mi è arrivata la collezione, ma che avete fortemente voluto anche voi. E si tratta di un video OBC, quindi One Brand Challenge. Mettiamo alla prova un brand con la nuova collezione NARS, che si ispira e celebra nel contempo l'artista dadaista Man Ray. Allora, contate ragazze che veramente io quando ho ricevuto questa collezione qui, questo cofanetto qui, ho mezzo urlato, perché comunque anche a scuola e all'università le avanguardie storiche erano proprio le mie correnti preferite artistiche, cioè proprio periodi pazzeschi, gente surrealista, gente fuori di testa. Quindi insomma, Man Ray è uno dei miei artisti preferiti assieme a tutti gli altri. L'adaismo è appunto un'avanguardia storica che mi ha affascinata tantissimo ai tempi e non so perché sto gesticolando come una matta. E quindi niente, la collezione, cioè ho voluto veramente dedicarvi un video, cari e care, perché la collezione è una cosa stratosferica. Io adesso non voglio anticiparmi niente perché voglio che guardiate il video, però vi assicuro che ci sono delle chicche veramente stratosferiche. Quindi, bando alle ciance, io parto già con la base fatta, cari e care, perché praticamente la collezione è focalizzata su occhi e labbra di base. Quindi ho tentato di fare un trucco un po' diverso dal solito, in quanto io di solito do molta importanza alle labbra, avendole a canotto, quindi avendo più spazio. In realtà non faccio mai trucchi troppo elaborati, ma ho voluto farlo in questo caso. Fatemi sapere se vi piace, io mi sto guardando dall'anteprima e mi sento very fighe. Quindi niente, bando alle ciance e vi lascio al video. Premetto che veramente io non so cosa andrò a fare. Allora iniziamo, innanzitutto vi presento la palette occhi che mi piace un sacco che abbiano scritto tavolozza per colori, mi piace tantissimo visto che stiamo comunque parlando di un artista, ed è questa qui, guardate il packaging, è fantasmagorico, qui abbiamo una foto, appunto una delle foto surrealiste di Man Ray che era in fissa con gli scacchi ed è per questo che io ho messo scacchi ovunque per essere a tema. Allora, io veramente ragazze adoro follemente tutte queste colorazioni perché sono praticamente le colorazioni che io amo i colori autunnali, amo questi verdi oliva, amo questo verde qui, questo borgogna qui, questo oro qui, e quindi non lo so, io adesso non ho pensato a cosa fare, però cercherò di utilizzare più colori possibili. Allora, innanzitutto vado a prendere questo albicocca qui, voilà, questo qui matte, con un pennellino da sfumatura piuttosto cilindrico, e sostanzialmente vado a scaldare, non dico la piega dell'occhio, ma io vado sempre ad applicare queste colorazioni, diciamo, dalla piega dell'occhio in su. Così facendo ingrandisco anche leggermente il mio occhio, che in realtà non è grandissimo. Quindi movimenti circolari, perché dà anche profondità, e poi mi piace applicare un colore caldo, rossiccio, tipo quello dei miei capelli, perché mi illumina l'occhio. Tira fuori anche un pochino di verde degli occhi, perché appunto contiene pigmenti rossi che sono il colore complementare del verde e quindi si esalta una vicenda. Ok, come vi dicevo cari e care, vado ad ispirazione, quindi siccome mi piace un sacco, beh, io amo follemente anche gli ombretti di NARS, quindi giochiamo proprio su, cioè giochiamo una partita che sappiamo già di vincere in questo video, in realtà è perché volevo provare le cose. Vado anche a portare lo stesso identico colore qui, vedete, cioè praticamente tiro in dentro, non vado proprio a toccare il dotto lacrimale, ma tiro su verso le sopracciglia. Ottimo, allora visto che ci stiamo muovendo pian pianino, vado ad applicare questo colore qui, che è una sorta di champagne, con un pennellino piccolo lo vado ad applicare sul dotto lacrimale. Prediligo i colori opachi su questa zona perché io non ce l'ho liscissima, quindi quando vado ad applicare uno shimmer qui in realtà mi va nelle pieghette e non mi piace perché sembra che abbia l'occhio tipo vecchio e stanco. In omnia paratus, quindi inizio, attenzione, con il borgogna. Tra l'altro nel contempo devo dire che questi ombretti sono pigmentatissimi, io adesso non lo so, vi voglio far vedere, sono molto pigmentati,
quindi bisogna comunque cercare di partire con poco. Prediligo che comunque siano ombretti in polvere, non so se mi spiego, ma non troppo polverosi. Ecco, questi sono il mix perfetto. Non mi piacciono quando tendono ad essere cremosi perché, non lo so, mi sembra che facciano leggermente delle pieghette sull'occhio, non saprei spiegarvi. Comunque, parto con questo colore qui e lo metto sul primo terzo dell'occhio, stando piuttosto attenta a non allargarmi troppo perché voglio mettere tre colori. Sembra più viola quando lo applichiamo, invece sulla palettina sembra più borgogna. Lo sto facendo con un pennellino piatto, così. Perfetto, cari e care, giro il pennellino e andiamo a prendere appunto il super oro, che voglio proprio vedere se mi dà quell'effetto sfondo qui dietro che cerco io. Scopriamolo subito. Sì! Oh mio Dio! Oh my God! Ragazze, è stupenderrimo, io spero che in telecamera renda, altrimenti andatevi a vedere anche la foto su Instagram che pubblicherò indubbiamente. Scarico un pochino il pennellino su un fazzolettino, tuttoino, e praticamente sfumo due colori qui così che si amalgamino. Poi in caso li ricarico successivamente. Altro pennellino a setole piatte, cari e care, e vado a prendere il verde. Il verde? Sì, il verde. Vado nella parte finale dell'occhio. Ma sapete che ho avuto proprio una bella idea? Fatemi sapere se piace anche a voi. Magari questo... No, Erika, non è una bella idea. Ok, cari e care, stesso discorso. Scarico un po' il pennellino, che ho cambiato per il terzo colore, e amalgamo anche il verde e l'oro. Ok, cari e care, e adesso con un pennello di questo genere qui devo andare sostanzialmente a fare un bel lavoretto di sfumatura dei contorni, che non deve essere ampissima, voglio solo che risultino leggermente degradati. Quindi vado così, con movimenti circolari, perché il colore voglio che rimanga pieno all'interno. Poi riprendo un pochino del colore precedente, quello che abbiamo utilizzato per la crease, batto e lo riapplico per degradare proprio il tratto netto dei tre colori qui. Prendo il colore più chiaro, che è questo rosino, e vado sotto le sopracciglia con un pennello di questo tipo, quindi squadrato. In tanti mi chiedete perché io non mi faccio le sopracciglia perfette. Perché non mi piacciono, ragazze, cioè a me piace comunque il sopracciglio leggermente wild, leggermente. Vi assicuro che il sopracciglio super mega definito su un viso come il mio non dona, non saprei spiegarvi perché. Ok, e visto che volevo utilizzare tutti i colori, adesso prendo un pennellino a punta, a penna, e sotto mi sparo praticamente il blu. Anzi, ho deciso che farò così, blu e borgogna. Sfumo bene. Se volete potete prendere anche, vediamo se lo trovo, un pennello di questo genere che avevo utilizzato stamattina, e sfumate velocemente. Ho lasciato il marroncino che c'era stamane perché va benissimo anche per sfumare qualsiasi colore, proprio per degradarlo qui sotto in maniera più ampia. Questo ci aiuta anche ad ingrandire gli occhi piccolini e anche praticamente a vestire la borsina sotto,
che praticamente poi non si vede più nel quando l'abbiamo colorata. E ragazze, con la matita viola, sempre della stessa collezione, questa è la Velvet Eyeliner, vado proprio leggermente, non a fare una linea, però voglio un attimo intensificare la parte sopra dell'occhio. Voilà! Io ragazze, boh, mi piace un casino, mi piace un casino. Fatemi sapere anche se piace a voi. Allora, sulle gote andiamo ad applicare un blush disarmante, come ho detto su Instagram, che si chiama Intensely, appunto della stessa collection. Guardate, pazzesco. Io appunto ho già realizzato il contouring e quindi procediamo a cavallo del contouring. Voilà, e poi caricare. Questo devo dire che è veramente una delle cose dopo la palette, la tavolozza ombretti più belle. Si chiama Double Take e guardate che roba. Ah, è un illuminante pazzesco, ragazze, guardate. Pazzesco, veramente. Quindi vado ovviamente sulla parte più in evidenza. Credo concorderete sul fatto che si nota. Vado anche sul nasino perché mi piace molto l'illuminante sul naso, onestamente fa molto chic. Se non vi illuminate il naso non siete nessuno nel 2017. Vado a scegliere tra questi due gloss, che sono, allora, Zambeze e Off Limits. Penso che andrò di questo nude qui, perché devo dire che sin dall'inizio mi ha proprio incuriosita, per il fatto che è color caramello. Direi che andiamo di questo. Oltre che essere color caramello, oddio! Oddio, sa di mu. E è molto pigmentato, c'è un gloss molto pigmentato. Non ci sono sinonimi. Aspetta che mi tengo un po'. Tonnellate di gloss. E voilà, cari e care. Eccoci qui. Io spero che il look vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un commentino. Io da qui dall'anteprima mi sento figa. E fatemi sapere se ho ragione. Ah, aspettate, mi sa che voglio... se voi ci mettete anche una bella matita color avorio nell'interno occhio, questi trucchi qui proprio, sto parlando dentro il tappo per quello fischio, vengono proprio sparati fuori, vedete? Fatemi sapere se vi è piaciuta la collezione, io l'ho amata, e mi fate sapere anche cosa vi interesserebbe che io mettessi alla prova con un video OBC qui sotto, quindi vari brand. Non dimenticate, cari e care, di iscrivervi se vi piace il mio canale e se vi sto almeno un po' simpatica, e di seguirmi sui social network, soprattutto Instagram, perché ci sono praticamente 24h, proprio in stile patologia, quindi venite a salvarmi, oppure a stare con me al comune mezzo gaudio. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video, cari e care. Bye!